Anche quest'anno il Carnevale della Montagna ha fatto centro. La gioia delle tantissime persone che hanno affollato le strade di San Marcello ha dato voce attraverso la manifestazione rinata lo scorso anno grazie a Don Cipriano Farcas e al Comitato Parrocchiale per le Feste alla voglia di riscatto e rinascita di questa parte della provincia. La vittoria nella competizione per l'allestimento del carro più bello è andata a quello che è stato realizzato a San Marcello, ricreando il mondo dei celebri mattoncini Lego, accompagnato da oltre 100 figuranti e che ha raccolto oltre 6.000 voti arrivati via SMS. Secondo classificato il carro di Maresca, che ha portato la favola di Alice nella foresta del Teso. Terzo quello di Cutigliano, con l'armata Brancaleone alle scale, dedicato alla querela del collegamento doganaccia con alle scale, con i volti dei sindaci Marmo e Petrucci. Ragazzi, una vittoria bellissima ed inaspettata. Ringrazio tutti quelli che hanno votato il carro di San Marcello. È stata una giornata veramente, veramente bella. Grazie veramente a tutti. Secondo posto per Maresca, cosa ne pensi? Siamo contenti, soddisfatti del risultato. Grazie a tutti per averci votato, grazie mille. Carnevale, seconda edizione, assolutamente fantastica. Una manifestazione che cresce, ma soprattutto una montagna che si dimostra ancora una volta di più vitale. Un mondo che, quello della nostra comunità, che si sta trasformando, dove ci sono cose che negli ultimi anni si sono spente, ne vediamo tante che si riaccendono, e la manifestazione di stasera è l'esempio di questa montagna che si riaccende. È stato bellissimo, tutti bravi, simpatici, tanta allegria, tanti colori, tanti bambini, tanta montagna che si rilancia oggi. Perché a volte non serve piangerci addosso, ma bisogna ridere, bisogna scherzare, bisogna mandare messaggi positivi. Questo entusiasmo coinvolgente e travolgente ci ha travolto tutti. Sono felicissima di essere venuta qui sulla montagna, come si dice, e aver partecipato a questo carnevale. Partecipazione tantissima, emozioni fortissime, idee originali, ho tutto da dire positivo. Io adoro il carnevale, sono stati molti carnevali, ma devo dire che una partecipazione così collettiva, così travolgente, raramente l'ho vissuta.